libro offre, il libro di Giuseppe Sassatelli offre indubbiamente una serie di spunti molto interessanti, a parte la dotazione enorme di dati che offre, suggerisce anche alcuni spunti interessanti allo storico, non solo all'etruscologo, ma anche allo storico romano. E questo lo posso dire io che l'ho letto e questi spunti li ho ricavati su alcuni problemi che stavo trattando. Ogni etrusca intanto propone una serie di spunti su tutti gli aspetti della Bologna etrusca, dal suo formarsi al suo sviluppo, ai percorsi commerciali, ai rapporti con le altre popolazioni, alla persistenza o meno di questi rapporti, ai rituali funerari, il tutto estrapolato attraverso la sistematica rilettura del dato archeologico, che diventa importante soprattutto per le epoche su cui non esistono fonti scritte. Le fonti scritte sono quasi tutte molto più tardi. Ovviamente Villa Casarini, intanto diciamo così tutta l'area tra Apos e Ravone, tutto quel settore lì. E poi naturalmente al di fuori di Bologna ovviamente i rapporti con Spina, i rapporti con Mantova, i rapporti con Marzabotto, i rapporti con il mondo etrusco proprio. Ecco, naturalmente ci sono una serie di realtà minori che poi alla fine danno vita alla Felsina che ci interessa, insomma.